Ritrovati, un saluto a voi tutti, il programma Liberamente Parlone vi ringrazia di essere sintonizzati con la nostra emittente televisiva Telemai, programma 79 del digitale terrestre. Per chi segue dal social, attraverso la pagina Telemai, o attraverso il canale YouTube Telemai, oppure chi ha scaricato la nostra app, attraverso la ricerca del Play Store, se dotato di Android, di tecnologia Android, può vederci anche sul cellulare o sul tablet. Ringrazio Tonino Santamaria, buonasera Tonino, Oh, buonasera, buonasera. buona serata Claudio. Ben ritrovati. Stasera siamo tutti collegati attraverso il collegamento a distanza Skype. Come vengo? Vengo un po' colorato? Vabbè, che dobbiamo farci? L'importante è esserci e non essere latitanti, caro Claudio, che noi ci siamo sempre, anche quando non stiamo bene. Siamo e abbiamo il coraggio di esserci in qualunque momento. E perché ha salito i tralicci di 60 metri, anche sotto la neve, non sa Covid a bloccarmi, senz'altro. E quindi non sono latitante, ma sono qui presente, come ho sempre fatto nella mia vita. E allora, caro Tonino Santamaria, c'è chi ci tira i piedi, Tonino Santamaria. E tra chi i piedi sono coloro i quali sfruttano anche e diversamente i nostri programmi per comparire, seppur non ne abbiano titolo, ma di questo ne parliamo a tempo debito. Ora ti chiedo, signor Santa Maria, il TAR Lecce perché ti ha costretto o ti ha invitato a pubblicare un post? Che cosa ha sentenziato il TAR Lecce? Praticamente che in zona agricola non solo gli agricoltori possono praticamente realizzare delle piccole abitazioni, diciamo così, ma anche chi non è contadino potrà farlo sempre però nel rispetto delle norme previste dal regolamento. Però non abbiamo la sentenza non è stata ancora pubblicata, No, vero? la sentenza è di ieri, quindi appena ne andremo in possesso ne avremo, come dico, ci farà piacere promulgarla ai nostri telespettatori. Eh certo, perché ci siamo tutti curiosi di capire cosa abbia spinto la magistratura amministrativa del TAR di Lecce a una sentenza del genere, insomma, che ha lasciato un po' tutti stupiti. O oh no, Torino? No, probabilmente, tanto per dire una, è anche una risposta a quel cittadino che l'altra sera ci ha chiamato per dirci io pago l'IMU e quindi naturalmente se paga l'IMU è perché ha una proprietà immobiliare o comunque terreno utile per realizzare una proprietà immobiliare. Per esempio in questo caso cioè, visto che pago, potrà realizzare anche se non è un lavoratore agricolo. Ma da quelli delle fonti non sono d'accordo su questa, tant'è che prendono i soldini senza poi dare la possibilità ai cittadini di costruire nulla su questi fondi, su quei terreni. Questa sentenza dice che tutti i terreni utili potranno, naturalmente rispettando gli indici di realizzazione, potranno anche farlo chi non è prettamente agricolo, lavoratore agricolo. Vedremo, vedo il testo della sentenza per capire qualcosa in più, Certo. anche con collaborazione di qualche avvocato, di qualcuno
possa spiegarci questa sentenza, perché naturalmente noi siamo, diciamo, cittadini in questo caso, siamo utenti, non certo esperti di quanto stiamo parlando. E proprio perché non esperti, i cittadini, e per quanto riguarda me e Claudio Giornali, abbiamo più volte chiesto agli assessori del Comune di Acquedine le Fonti e allo stesso sito di dare la loro disponibilità a partecipare a trasmissioni televisive. Ora questa disponibilità ad oggi non c'è giunta. Se ne ricorderanno i cittadini quando andranno a votare. Altro non vi posso aggiungere. Perché la prossima settimana invierò un ulteriore PEC. Dopodiché, stancati nell'invio di queste PEC, dove non hanno nemmeno la buona educazione di rispondere, ecco, evidentemente, saremo ancora più convinti che non meriteranno la nostra attenzione e mi dispiace che altri le la diano. Perché mi dispiace? Perché in una comunità di rispetti ognuno deve fare il suo dovere. Lo devono fare tutti quanti. Perché altrimenti ci ricordiamo della Sicilia, dove quando restano soggetti malavitosi e mafiosi, tutti scendono in piazza ad applaudire. Quando lo stesso soggetto era a piede libero, nessuno faceva la stessa cosa, in pochi avevano il coraggio di farlo. Ecco, una comunità e un italiano che si comporta in questa maniera non serve a far crescere il proprio Stato o la propria comunità. E poi, tant'è, siamo sotto gli occhi di tutti quello che accade nella nostra Italia. Allora, proprio perché dobbiamo terminare prima oggi, prima nel senso che non faremo tardi, andiamo subito alle segnalazioni che ci sono giunte. Se la regia vuole, ecco. Allora, questa è via Maria Scalera, dove hanno provveduto, però il termine tecnico, a rimuovere l'asfalto, perché evidente a breve, chissà quando, sarà senz'altro troppo tardi, rifaranno l'asfalto. Allora, in questa giornata venerdì hanno raschiato tutto il vecchio asfalto, polvere, vapori, fumo, insomma, tutta una serie di situazioni. Sicuramente non si possiamo dire che era salubre il passaggio di là, e vorrei essere nei panni di coloro i quali hanno portato a scuola i bimbi proprio in fondo a questa strada dove già stavano raschiando l'asfalto. Ora, Tonino, noi lo abbiamo già raccontato, questo significa essere proprio disorganizzati. Cioè, che serve raschiare l'asfalto il venerdì se poi sabato non lo faranno, domenica è festivo, gli italiani sono così, apri di cielo se dovessero lavorare in giornata festiva, è fatta per vedere le partite la giornata festiva. Sono in pochi lavori e sono le forze dell'ordine, i medici, insomma, pochi soggetti a lavorare, ne approfittano il festivo per godersi la festività. Invece si potrebbe anticipare il lavoro la domenica, ma non è da noi fare un discorso del genere, apriticelo anche dei sindacati. Costerebbe di più. Ha detto che in un bando non si possa prevedere un extra per i lavori fatti di festa. Chi l'ha detto che non si può prevedere un extra per lavori fatti, non so, dopo le 21 di sera, di notte? Cioè c'è scritto da qualche parte che i lavori di raschiamento dell'asfalto devono essere fatti per forza di giorno, dove ci sono i cittadini che passeggiano. Insomma, comunque, questa è la situazione, Tonino. Hanno raschiato l'asfalto oggi venerdì. Chissà quando ci sarà la nuova pavimentazione stradale. A segnaletica, lasciamo stare la segnaletica che lascia il tempo che trovo. Prego, Tonino. Io per la verità, su il fatto dei lavori del venerdì, che comunque
comporteranno obbligatoriamente qualche giorno così, che non lavoreranno, sabato e domenica. Quindi il problema che invece sollevo è che pur come dire, si sono messi a lavorare e a fare questo tipo di lavoro, probabilmente non sanno, non si rendono conto che per i prossimi 10 giorni la temperatura sarà molto bassa, piovosa, tant'è che anche stasera sta piovigginando, ma soprattutto con le temperature basse, con la pioggia che continuerà anche tutta la prossima settimana, diciamo che il nuovo asfalto non attaccherà bene sulla sede stradale e quindi probabilmente comincerà a breve anche a distaccarsi, perché diciamo che non sono tempi utili per fare un lavoro del genere. Però voglio dire, probabilmente ne capiscono più loro e vedremo i risultati. Io quello che posso dire è che in altre zone di Acquaviva dove hanno lavorato in periodi freddi, questo inverno, qualche buca si sta riaprendo. Infatti stamattina, come avete visto, 4 gradi, umidità 75%. Stasera sta terminando. Adesso piove, chissà quando potranno fare l'asfalto e i cittadini a Vescalera e di altri stati nella stessa situazione dovranno tenersi adesso, quanto vedete nelle immagini, chissà per quanto tempo. Andiamo avanti con le Pensiamo anche segnalazioni. ai cittadini di Via Ferrante. Via Ferrante, Via Ferrante. Poveri cittadini, in particolare sono anziani, in Via Ferrante, che sono costretti a stare in quelle condizioni. Io non so se questa strada che porta a San Domenico è stata asfaltata, però l'altro giorno ero in queste condizioni, con l'acqua, zanghere d'acqua, e quindi tutto bagnata, tutta la bagnata, tutto quello che resta restava dalla strada bagnata. Andiamo avanti. Questo è un mezzo di trasporto di materiale di risulta edile o di sabbia, non so che cosa sia, come è scoperto nella centrale Piazza Vittorio Emanuele II. Cioè, come quando ci fanno vedere le immagini degli spacciatori a Milano, a Roma, nelle stazioni, con la polizia a quattro passi, e certo non è spaccio questo, però sicuramente violazione di quanto previsto dalle norme. Non si può trasportare in questa maniera, ma deve essere coperto il cassone. Andiamo avanti. E poi ci sono queste telefonate indesiderate, Claudio, queste numerose telefonate indesiderate, seppur i cittadini, ascoltando i consigli del legislatore, si sono iscritti nel registro. In che registro? In quel registro messo a disposizione dal Ministero, che si chiama Registro delle... Vediamo un po', allora vediamo un po' le telefonate indesiderate. Registro pubblico delle opposizioni. E quindi Claudio, ci prendono in giro, come lavori edili fuori norma, ci prendono in giro, come situazione, ci prendono in giro. Perché le leggi ci sono, ma poi serve qualcuno che deve controllare. O che sia il cittadino a recarsi ai carabinieri a fare la denuncia. Cioè, ma serve il cittadino a denunciare. È lo Stato, vuoi fare i controlli? Hai fatto la legge, fai da fare dall'autorità i controlli. Le linee telefoniche, è possibile che non si caccia. Cioè, ma è assurda una cosa, cioè, Claudio.
Il problema dei sender, delle telefonate spam, probabilmente le aziende che le utilizzano sanno benissimo che le multe sono per loro irrisorie e quindi alla fine preferiscono continuare andare contro quello che è il decreto legge, tanto una piccola multa si paga e finisce lì. E certo, sono più i guadagni. Bisognerebbe utilizzare un metodo diverso o alzare una cifra molto ma molto alta la multa prevista, oppure trovare un'altra soluzione, che so, penalizzare l'azienda in altro modo, e se no questa storia non finirà mai. Finirà mai, perché il legislatore fa le cose giusto per far vedere, evidentemente, come in questo caso che ha fatto poco, ma non si rende conto che la soluzione, l'obiettivo non è per niente raggiunto, ed ecco perché devono intervenire le autorità, che sono pagate dalle tasse degli italiani e a fior di quattrini, perché un presidente dell'autority prende fior di quattrini, non è che prende 3-4 mila euro al mese di stipendio. Torino, anche a te è capitato di ricevere queste telefonate indesiderate? Telefonate ne arrivano, ma sinceramente appena capisco è giusto e basta, normalmente neanche richiamano. Bene, andiamo avanti, regia. Ecco uno dei tanti esempi dove il comune di accogliere le fonti non è in grado di tutelare gli interessi della collettività. Perché dico questo? Perché questi share, questi fori, sono stati fatti sul muro del confinante, mentre la tubazione del metano è di altro soggetto. Quindi, quando sono stati eseguiti i lavori, hanno fatto un bel po' di fori sul muro del confinante, che non ha nulla a che fare con il soggetto proprietario di questa tubazione. Ora, siccome si tratta di un nuovo mobile, ritengo che tutto questo sia previsto nella SCIA, nel progetto firmato dal tecnico che è stato presentato al comune. Ora, se le cose devono andare in questa maniera, che un tecnico e l'azienda avvisano il comune, comunicano al comune con dei progetti, eccetera, che devono fare delle opere, e poi alla fine non c'è uno che va a controllare, perché se fossero andati a controllare avrebbero visto quanto sto guardando noi, e il malcapitato cittadino, che poi dopo 10 anni, dopo chissà quando, si rende conto magari di avere delle infiltrazioni, scopre che hanno fatto delle opere sul suo muro senza che ne sapesse nulla. Io, Santa Maria, quando io sento parlare della legalità, della cultura della legalità, dello smentimento delle pratiche, della liberalizzazione dai paletti, mi rendo conto che comunque, per quanto riguarda la nostra città, non è senz'altro matura fare questo, visto quanto accade e quanto è sotto gli occhi di noi tutti. Sì, il problema è che a volte si parla di legalità in maniera non confacente a quelle che poi sono le azioni, cioè si parla legalità, poi in realtà la situazione è completamente diversa. Purtroppo quello che ci vorrebbe è come dire, da parte dei cittadini, una maggiore partecipazione a quella che è la vita della comunità stessa. Ecco, io insisto, che non dovrebbero più votare quei politici che non sono in grado di tutelare la comunità, ma consentono, con la mancanza della vigilanza, con la mancata vigilanza, che avvenga tutto ciò, perché altrimenti non cambierà nulla. Se l'attuale politica non è in grado e non è sensibile a questo,
non ce lo possiamo dire per altri 5 anni. Non cambierà nulla, la sensibilità non la si acquisisce. Se dal punto di vista politico hanno toppato per 10 anni, per 5, per 15, per 20, non sappiamo per quanti anni abbiano toppato, e continueranno a farlo prossimamente. Abbiamo un elettorato maturo. Diciamo che difficilmente uno cambia metodo di agire, sia i cittadini che normalmente il voto è all'amico, parente e quant'altro, per cui proliferano tante liste in campagna elettorale, invece di votare, eventualmente dare un giudizio su quello che eventualmente è stata la gestione degli anni dell'amministrazione e quindi verificare se dall'altra parte c'è una proposta, come dire, migliore. Perché la questione è quella. Molti dicono, vabbè, molti non vanno a votare, quindi c'è un non voto di protesta o il voto delle schede nulle, schede bianche. Ma il problema è una questione di maturità da parte anche della comunità stessa. Ecco Claudio, immagina di affacciarti sul tuo terrazzo, una bella giornata di sole, e di vedere quello che il nostro utente, il nostro concittadino ha osservato. Come la prendi tu? Allora, innanzitutto non mi affaccio dal terrazzo perché soffro di vertigini, quindi evito. Cosa possiamo dire? Sotto gli occhi di tutti, più di questo, è inutile commentare. Ci sono altre segnalazioni? Questo è audio. Si tratta di martello pneumatico che viene adoperato per fare i lavori che nessuno controlla. Su questo non ci sono dubbi, perché se ci fossero i controlli avrebbero inibito l'utilizzo di martello pneumatico che provoca danni ai confinanti. Siccome i controlli non ci sono stati, evidentemente possono continuare a utilizzare il martello pneumatico. Tanto basta consegnare una scia al comune a quei telefoni, fare quello che si vuole. Chi mai andrà a controllare se non è il cittadino confinante che fa le denunce, le segnalazioni e si lamenta o si rivolge all'avvocato? La norma non va niente bene, non possono essere pochi ad avere la meglio sulla comunità, né la giustificazione che i lavori si devono fare significa farli in questa maniera, senza rispettare le regole del regolamento edilizio e comune di acquedio delle fonti e nell'apposita ordinanza che riguarda i rumori, la rumorosità, come la fascia oraria in cui i rumori non si possono fare. Nemmeno dai decibel dei rumori non si possono fare, ma tanto piacere, nessuno controlla. Allora io dico, l'amministrazione che si rispetti, ecco, prendiamo ad esempio oggi San Sebastiano, ecco, ci fa piacere che oggi si sia festeggiato San Sebastiano, il patrono dei vigili urbani. Ci auguriamo che al più presto i cittadini di Acque delle Fonti possano scegliere sul loro protettore, perché secondo me ne hanno più bisogno i cittadini di Acque delle Fonti che altri soggetti di quella comunità, permettetemi la battuta. Ma gli amministratori, lo so che per colpa loro, che i controlli non si fanno. E certo, perché se non si fa, perché non danno l'indirizzo politico di fare i controlli, o perché
gli operatori, gli agenti della polizia locale o chi dovrà fare i controlli per l'ufficio sono occupati in altro, cioè sono insufficienti come organico. E allora noi è inutile che ce la prendiamo col vigile, dice ho chiamato il vigile e non risponde. Se il comune di Acque delle Fonti non ha previsto che vi sia il turno continuo, l'apertura continuativa dell'ufficio, non so, dalle 7 la mattina alle 21 di sera, dalle 8 la mattina alle 21 di sera, senza la pausa. E perché? I vigili urbani, cari amministratori del comune di Acque delle Fonti, non sono soggetti che devono a controllare l'uscita da scuola dei bimbi. Quello è un optional in più, qualche cosa in più, che secondo me se vogliono fare, fanno, ma possono anche non farlo perché non è loro competenza. Le loro competenze sono ben altre, tantissime, che a causa del malo modo di amministrare la cosa pubblica, della politica locale, non possono essere seguite. E quindi noi ci ritroviamo ancora una volta in questa situazione. Vittorio Sanavari, ti piace l'idea? Un santo protettore per i cittadini di Acque delle Fonti? E poi decidiamo anche quando festeggiare. Io ritengo che sarà difficile trovarla. Ah, perché non Sarà è una che grossa responsabilità. tu dici nessuno, non è nessuno vorrà prendere. Difficile da trovare. Io adesso non ci ho pensato, non è che ci deve essere un nesso tra il tanto protettore e la comunità, altrimenti voglio dire. Così, stiamo giocando un poco. In realtà, trovare una figura, un santo che possa assolvere a questo, diciamo così, a questo dovere, non sarà facile trovare. D'accordo, siamo d'accordo, viste le tantissime defiance che ci sono e che quotidianamente ci vengono segnalate, difficilmente si vorrà ricoprire questo ruolo, queste, come si fa? Ma ora, io non ho avuto modo di controllare la timeline. Leggi altre immagini. Ufficio postale. Claudio, ufficio postale. Ancora così, l'ufficio postale. Claudio. Da Fino te, non è a ieri era nello stesso stato, oggi non saprei. vedi l'immagine, Claudio. Beh, sì, ma ripeto, dipende da chi, da Bari, non invia un tecnico a sistemare il disservizio. Almeno questo mi è stato riferito. Andiamo avanti. Certo. E questo che cos'è? I cani. Di nuovo il problema dei lanci. Ancora randagi in giro. Sì, tanto finché si chiama la Calabria cane che arriva chissà da dove. Tonino, un tempo c'era la Calabria cane locale, poi hanno deciso per fare il servizio, perché quando fanno le scelte tra un politici, lo fanno evidentemente per servizi. Tant'è che prima c'era la Calabria cane. E che cazzo, tu sti cani? Ma possibile, ma sono parecchi. Dicevo, un tempo c'era la Calabria cane. Ed è pericoloso. Eh sì, ma questo è ciò che ha voluto la politica, la regione penso, che la Calabria cane dipende dall'ASL, quindi è la regione che ha voluto evidentemente per risparmiare, certo che qualche soldino preso dall'ospedale costruito nella FIE l'avrebbe potuto utilizzare per la Calabria cane locale. Bisognerebbe capire anche se non li prendono perché non c'è più posto nel canile comunale. Cioè non saprebbero dove andare a collocare. Devono fare il canile più prossimo a cui
in cui ricoverare i cani. Significa che poi il comune deve pagare un extra. Scusi, come per spendere i soldi per tante altre fesserie, che io ritengo figlie, è una mia opinione. Non ne stanno soldi. Dove dicono loro, Claudio, non ne stanno soldi. Per altre cose li trovano i soldi. Andiamo avanti. Guarda un parto. Qua ce ne sono 4, 5, sono parecchi. E qua che è successo? Una macchina, lo scivolo, striscia pedonale. Cos'è? Piazza Garibaldi qui. Abbiamo capito. Ormai, ho capito. Non ci sono gli uomini, non ci sono gli agenti e non c'è l'amministratore capace di fare in modo che gli agenti vadano per strada a fare le sanzioni. Andiamo avanti. E al momento sono terminate le segnalazioni. Grazie Angela, se vorrà intervenire dopo per quanto riguarda la situazione di Sant'Eramo ci fa una cortesia anche leggendo fuori campo il comunicato. Intanto vorrei riflettere con Claudio e Tonino su di un aspetto. Prego, Claudio. Non lo senti. Su di un aspetto, getta tu una palla in campo. Va bene. Per quanto riguarda, visto che prima abbiamo segnalato il discorso dell'edilizia di non effettuare lavori giorni festivi, è stato presentato un video nei giorni scorsi di un robot che fa egregiamente il lavoro di un operaio edile. Le aziende potrebbero acquistare questi robot e utilizzarli i giorni festivi, perché oltre a non avere problemi di festività lo fanno in maniera ottima, e quindi il loro costo, l'unico costo è quello dell'acquisto, quindi non c'è bisogno di dare ferie, pausa. Questo non che debba sostituire l'uomo, facciamo attenzione, non intendo questo. Però in quelle occasioni, come ad esempio un lavoro urgente da effettuare in orari e giorni dove un operaio classico non può farlo per i motivi già spiegati in precedenza, potrebbe essere utilizzato. Questo è quello che prevede la politica per il futuro. Ci sono stati i vertici e coloro ritenuti i personaggi che comandano il mondo che mirano a portare la macchina in sostituzione dell'uomo. Non dico questo perché sarebbe una cosa inaccettabile, però ci sono occasioni dove la tecnologia e le macchine possono essere molto ma molto utili, e utilizzandole credo che la strada che abbiamo visto prima sarebbe già completa e messa a punto. Tonino, la palla da gettare in campo. Sto verificando alcune cose che potrebbero tornare utili nelle prossime trasmissioni riguardo a quello che è la solita cosa che dico sempre, cioè una programmazione di quella che potrà essere anche la nostra città nel futuro. Quindi stiamo verificando alcune cose, poi naturalmente appena sarò più preparato, diciamo, per argomentare a dovere la proposta, ve ne darò notizia. Benissimo. Ci sono altre notizie, ma sono di carattere, diciamo, quasi personale, quindi non è il caso di riportare. Lavoro di sempre di progetti su cui stiamo lavorando, diciamo. Però a breve penso di potervi dare qualche notizia più approfondita e che guarda al futuro.
Allora, torniamo ai lavori. I lavori si svolgono in vie pubbliche, in sede pubbliche. Chi deve controllare che si svolgono secondo capitolato? Chi deve verificare se il lavoro si sta eseguendo così come prevede il contratto? Voi li avete visti i controllori? Se li avete visti, telefonate al nostro numero di telefono, che è il numero che adesso vi leggo, che è il seguente. Allora, 351 31 9265. 351 931 9265. Perché è naturale che tutti noi abbiamo fiducia e ci rendiamo conto che le aziende si comportino bene, ci mancherebbe che rispettino quanto previsto. Ma il cittadino è come buon padre di famiglia che fa un contratto con l'impresa, con l'elettricista, con l'idraulico, poi controlla il lavoro come si sta eseguendo. E quanto è stato pattuito viene messo in pratica. Invece ad Acquavino, non so se voi bene invece avete potuto riscontrare il contratto Claudio e Tonino, non mi è parso di verificare che vi siano controlli, quindi non lo so, ci sono i controlli. Quest'asfalto, quando metteranno l'asfalto, di quanti centri sarà? Faccio un esempio più stupido. Quello che hanno raschiato. Non solo non ci sono controlli, ma non c'è neanche una buona segnalazione di quelli che sono i lavori, cioè si fa tutta alla carlone se vogliamo, perché voglio dire, non si può permettere, mentre si esegue un lavoro di quel tipo, quella dell'abitumazione o come dire, grattare, scusate il termine, dell'asfalto, non si può consentire l'altra carreggiata sia aperta alla libera circolazione di autoveicoli per una questione di sicurezza, per cui alla fine si lavora così tanto forse con tanta buona volontà, ci sarebbe però bisogno di come dire, organizzarsi meglio anche per evitare che possano accadere spiacevoli incidenti. Insomma, sicuramente servirebbe un agente della polizia che stia lì per disciplinare il traffico e venire in No, ma soccorso. anche la stessa tutta che frequenta i lavori dovrebbe organizzarsi meglio. Tanto per dirne una, e l'abbiamo documentato nei giorni scorsi, dove lasciano i segnali lì abbandonati, poi chi deve andare a raccogliere? Questi segnali che vengono messi appositamente mentre si eseguono i lavori, perché poi non vengono tolti e vediamo non solo le segnali stradali, ma anche quei famosi secchi pieni di cemento con il palo oppure le abbandonate lì per mesi. E quindi significa che probabilmente non solo l'esecuzione non viene fatta come dovere, ma anche poi, come dicevamo prima, per questioni diverse, non ci sono i giusti controlli e eventualmente anche le giuste ammonizioni o multe da riservare a chi non rispetta l'esecuzione puntuale del lavoro. Ma poi la segnaletica, come tu hai ben detto, viene presa da altri cantieri, magari utilizzata diversamente, cioè divieto di sosta per rifacimento marciapiedi. Cioè, che c'è di sosta per rifacimento marciapiedi? D'altronde non ha nulla a che fare con quella in cui invece è provveduto a rimuovere l'asfalto in via Maria Scalera. Che c'è invece la segnaletica di marciapiedi? Tu in Santa Maria. Hanno messo un No, vabbè, segnale che non aveva a che fare con i lavori. il problema è che purtroppo uno prende quello che gli serve, come dicevi anche tu, da altri eventuali cantieri, e poi lo lascia lì, per tanto il fastidio di andare a riportare
al cantiere da dove li ha presi, non interessa niente. Il problema è che comunque, e parlo di via Francesco Pepe, perché purtroppo non ci abito qua, quindi voglio dire, non è possibile lasciare di occupare il marciapiede salendo dalla piazza a salire verso via Cassani. Non è possibile avere un intero marciapiede dove cui i pedoni non li possono utilizzare solo perché ci stanno questi quattro secchi e quattro secchi di cemento posizionati sul marciapiede e anche le transenne, per cui i pedoni in mezzo alla strada. Quindi è una questione di sicurezza anche. Perché poi i provvedimenti prevedono che la setica venga apposta dalle aziende che devono eseguire le opere. Sarebbe meglio rivedere questo sistema, visto che in ogni occasione abbiamo verificato che non ha un effetto positivo, un risultato positivo questo modo di fare. La setica Voglio si può. dire, la via Pepe non solo la segnaletica, ma anche i ripristini non sono stati eseguiti. Sono quattro ripristini, quattro rotture di asfalto, di chianghe, che stanno là, non c'è neanche messo l'asfalto, a sabbiatura, è così tanto. Ah, E sono ecco, quei è misero ormai. per questo che quel cittadino che hai incontrato, quei cittadini che hai incontrato, ti hanno fatto la battuta, sanno che abiti tu da quelle parti e ti stanno facendo il dispettuccio. Ah, no, non credo, no, è proprio. No, vabbè, quella è una battuta. Il problema è quello della Mancanza divisione di organizzazione. Mancanza di organizzazione. Andare a scuola. Ecco, bisogna andare a scuola. E che poi, la cosa che io non capisco, un sindaco, un assessore, possa svolgere questi ruoli, seppur istituzionali, quindi di natura elettiva, per i sindaci, senza avere un minimo di esperienza e di competenza. Cioè, è come affidare No, un'autovettura a chi non sa il guidare, a chi non problema ha la è patente, e poi ha bisogno di chissà quanto imparare a guidare. su via Francesco Pepe, basta, verifica che non utilizzato quella segnaletica che viene arrangiata e lì si multa e fa soldi il comune. Ci vogliono agenti e gli agenti sono pochi, dicono. E No, come ma qual è? dovremmo Non fare? è che deve fare 27. Una volta tanto può passare, no? Il sindaco potrebbe fare le sanzioni, è abilitato a farle. Non credo Se vuole fare, sia la le vuol fare, ma le potrebbe fare. Ecco, non le potrebbe fare il sindaco le sanzioni. Prego. dovrebbe segnalarle a chi di dovere fare perché poi deve provvedere a fare la sanzione. Ho capito. E va bene, qui ragazzi e ragazze in ascolto, signori e signore, con buona pace dei nostri propositi non cambierà nulla prossimamente. Allora, Claudio, dici tu adesso, come si fa a risolvere questi problemi? Stanno facendo i lavori, non c'è un agente della polizia locale, non c'è uno che controlla se i lavori stanno seguendo a regola d'arte, non c'è nessuno. Cioè, come funziona questo discorso? Poi le ordinanze, va a 146, c'è un segnale che riporta l'ordinanza 146, io vado a memoria. Ma questa ordinanza 146, dove sta? E poi un'ordinanza di chi? Oh. A me avrebbe fatto piacere avere la propria ordinanza fissa. Non dico che devono fare come l'Enel, Tony Santa Maria. Forse in questo caso, Claudio, è più brava l'Enel che ti mette tanti di quei volantini che almeno sai di che cosa sta succedendo. E il comune ti scrive ordinanza 146, ecco, divieto di sosta, ordinanza 146, sta in via Maria Scalera, dal al, che non ha nulla a che fare con il lavoro che eseguiti stamattina. Boh, è come dire cascare dalle nuvole, Claudio. Sono anticipati la Soluzione che ho logica. dato prima, quella di assumere, di acquistare un operaio edile robot e sistema tutto in tempi brevi.
visto che E che poi ne per so? quanto riguarda i giorni, fatto il venerdì, certo, l'unica possibile spiegazione, ma non credo che sia questa la motivazione, non essendo un esperto del settore, possa essere che dopo aver raschiato la strada occorra del tempo prima di poter inserire il nuovo asfalto. Non so se questa è una cosa possibile o meno, però potrebbe essere una spiegazione, ma ripeto, non essendo un addetto ai lavori, presumo che possa essere questa una motivazione, perché farlo il venerdì per poi lasciare, e probabilmente, non sappiamo, vedremo nei prossimi giorni, sabato e domenica, la strada in quella maniera per poi eventualmente riprendere lunedì, l'unica possibile spiegazione può essere questa, ovvero che c'è la necessità di attendere determinate ore prima di completare il lavoro. Però il cartello dice divieto di sosta su ambo i lati, Tonino, dal giorno 23 gennaio al giorno 26 gennaio, dalle ore 7 alle 7, ordinanza numero 146. E che c'è nel 23 gennaio? Già messa la rete in anticipo, come faranno l'asfalto? Boh, non ci Sì, capiamo nulla. probabilmente sarà permesso, la data permette l'asfalto. Io temo che non credo lo potranno fare. Causa avversità del tempo, insomma. Comunque, se qualcuno in collegamento riesce a recuperare questa ordinanza, anche tramite WhatsApp, ci fa una cortesia perché vorremmo leggere magari la settimana prossima in un appuntamento. La regia, se non c'è altro, possiamo concludere con qualche novità, perché quanto è successo a Lecce è veramente. Fa preoccupare, non è che sia la prima volta che notizie del genere vengono, diciamo, all'attenzione di tutti noi. L'auto di un autobus che molestava i bimbi, i bambini. Ricordo bene che io l'ho letta in maniera veloce, è Sì, una sembrano notizia. sei casi accertati e la denuncia è partita da un genitore. Sì, e quindi Un sono. uomo di 48 anni, l'autista ha 48 anni, è accusato di aver molestato i minori e secondo chi sta indagando sarebbero sei i bambini già accertati, ovvero che abbiano confermato il tutto. Poi ovviamente ci saranno le indagini, non possiamo colpevolizzare una persona prima di un processo, sappiamo benissimo che è quello che spetterà a chi di dovere. Noi possiamo al massimo dare la notizia come abbiamo fatto. Mi auguro che il fatto non sia questo, me lo auguro soprattutto per i minori. Tonino Santamaria, ma questo fatto che i benzinai debbano scioperare mi lascia molto, molto perplesso, chiusi anche i self. Cioè, è un ricatto nei confronti della politica questo sciopero. Diciamo, diamogli il nome che va dato. Proprio deve servire non per ricattare la politica, secondo me. Evidentemente va rivista la legge sugli scioperi, perché se ogni volta che la politica fa dei provvedimenti che siano a favore degli utenti per limitare determinate situazioni, poi chi viene danneggiato economicamente deve fa sciopero, quantomeno ci auguriamo che la compagnia di bandiera non scioperi. L'ENI non scioperi. Tonino. Beh, c'è una verifica, perché credo che la situazione non sia proprio così, insomma. Non ci scordiamo una cosa, così tanto per dirla, i soldi che per le accise sono stati dati alle squadre di calcio. Non ce lo scordiamo questa cosa. Voglio dire, il governo ha deciso di dare soldi alle squadre di calcio che stanno facendo quello che stanno facendo con i prezzi, gli stipendi e quant'altro, e le hanno tolto e non hanno tolto le accise, quindi hanno praticamente di fatto fatto aumentare la benzina, il costo dei carburanti. Beh, questo diciamo pure. Sono scelte
scelte politiche fatte, così come ne parlavamo prima dell'acqua viva, questa è un'altra scelta. Eh sì, la rivolta sociale in Francia è un po' Non diversa. solo per la pediatria, ma anche alla sanità pubblica hanno tolto soldi. E Sono certo, scelte. sono scelte. Poi Sono si paga scelte, ognuno si assume le sue responsabilità. elettoralmente, poi sono scelte che si pagano, perché anche se si sono vinte le elezioni, se sono scelte che non piacciono agli elettori, poi si pagano, perché le elezioni prima o poi ritornano. Non penso che saremo altri 10-15 anni senza andare alle elezioni. Quanto tempo c'è stato che hanno eletto sempre? Allora, in pensione a 64 anni, in Francia 1 milione, no, ma Macron ha detto, in Francia hanno più attributi, Tony Sanamarì. Noi siamo chiacchieroni, i francesi scendono in piazza. Che ne pensi di questo? Diciamo che accade anche in tutte le altre gruppe, voglio dire, i benzinai scioperano, tant'è di ne una, non sciopero gli automobilisti. Così come il problema dell'energia, hai visto qualcuno che ha scioperato per gli aumenti che abbiamo avuto? Nessuno ha scioperato. Si è chiuso qualche settore? No. Naturalmente a pagare in realtà sono chi ha meno soldi, più poveri, meno abbienti, quelli che stanno pagando, perché volevo un pensionato che si ritrova con gli aumenti di energia, acqua e gas. Volevo capire come fa un artigiano, per dire che prende 700-800 euro di pensione, ad andare avanti. Cioè, questa è la realtà. Ma neanche i sindacati, sì, hanno parlato, però in realtà un movimento, uno sciopero, qualche cosa non c'è stato. E purtroppo la società nostra è questa. E vediamo che cosa è successo a Santeramo in Colle dal punto di vista politico. Sindaco Vincenzo Casone decreta l'azzeramento della giunta comunale. Un atto di opportunità, ha dichiarato il primo cittadino, deciso sulla base dei recenti confronti di natura politica e dell'esigenza di rilanciare l'azione amministrativa. Tonino. Sì, e probabilmente ha voluto in questa maniera rimettere, azzerare tutto, rivedere un attimino quelli che possono essere gli accordi all'interno della maggioranza governativa e vedere di trovare la quadra, perché se non la trovo se ne va a casa. Ha detto il sindaco che questo provvedimento, se necessario, alla luce dei recenti confronti di natura politica avvenuti da rappresentanti dei partiti di maggioranza e nell'ottica di un rilancio deciso dell'azione operativa. Si tratta, ha continuato il sindaco Casone, di una decisione dettata dalla mera opportunità politica, atta a rendere più agile l'azione politica e amministrativa del governo cittadino. Passo fondamentale per il conseguimento dei tanti obiettivi che la nostra squadra si è posta come meta da raggiungere entro fine mandato. Tengo a precisare, ha concluso Casone, che non si tratta di un atto sanzionatorio nei confronti degli assessori, ai quali invece va il mio più sentito ringraziamento per i tanti e gravosi sforzi profusi in questi mesi per il loro encomiabile lavoro per la nostra città e per il loro spirito di servizio. Il sindaco Casone, nei prossimi giorni, provvederà alla scelta dei nuovi componenti della giunta comunale, dando le comunicazioni al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina e alla pubblicazione del provvedimento. Claudio. Non conosco la situazione, quindi. Oh, Tonino, non, concludiamo con questa notizia, se non abbiamo altro da aggiungere. Praticamente il ragionamento è dovuto al fatto che deve chiarire i rapporti con le forze che compongono la maggioranza. Una volta che avrà trovato la quadratura, nominerà eventualmente i nuovi assessori e che, come diceva il
comunicato verranno poi presentati al primo consiglio europeo. Io mi auguro che trovi subito la quadra, perché è appena stato eletto, insomma, forse neanche un anno. Lo conosco, so che è molto, molto attento, anche preparato dal punto di vista politico. Qui avete avuto, insomma, papà, personaggio politico di alto livello sia a Sant'Elmo ma anche alla provincia. Per cui io l'augurio che faccio è che chi ha il mal di pancia all'interno della maggioranza capisca che è più importante la comunità che non interessi personali o del partito, della lista che rappresenta. Bene, concludiamo quindi così, se non abbiamo null'altro da aggiungere, questo liberamente parliamo, in questo spazio che viene trasmesso dal lunedì a partire dalle ore 18.45, 19 circa. Il circa dipende da quanto termina il programma precedente. E allora, vino, come si dice? No. Vino, come dice il proverbio, pane, vino e vino, pane al pane. Penso che ho dato molti argomenti su cui riflettere e masticare ai nostri amici che ci hanno seguito. Grazie a chi ci ha inviato tutte le immagini e le fotografie. Grazie a Tonio Saria, grazie a Claudio e buon fine settimana a tutti voi. Grazie. Ciao a tutti.